Bentornati sul canale di Axios00, siamo qui con un nuovo video di Super Mario 3D World. Siamo tornati con Mario perché non sapevo più a chi toccava di personaggio nuovo Rosalinda. Quindi ho detto riprendiamo Mario, va che è meglio. Entriamo nel mondo stella 7 che si chiama Piccoli Grandi Cunicoli. E vediamo un po' dove andremo a finire in questo Piccoli Grandi Cunicoli. Perché forse Toad sarebbe stato più carino da usare, non lo so. Abbiamo il potenziamento del boomerang, se non altro. E mi sembra sia una buona cosa qui, almeno occhio. Perché almeno ci possiamo togliere di mezzo questi Goomba bellamente e allegramente. Allora, io direi qui di fare un po' piazza pulita. Ottimo. Qui sopra c'è niente? No. Quest'albero che ci dovrebbe... cioè, perché dovrebbe esserci qualcosa? Ma se io tipo ci sparo... niente, ok, nulla e nulla di fatto. Benissimo, va bene. Sono soddisfazioni anche queste. E quindi procediamo. Togliamoci di mezzo tutti loro. Benissimo. Oh, ridammi il boomerang, maledetto! Ok, perfetto. Non mi sparava più col boomerang. Che cattivone di un Mario. No, torna indietro. Perfetto. E non tornava più indietro. È proprio maledettissimo. Oh, c'è una one-up là su sopra. Aspetta un po' che la prendiamo. E presa la one-up. La... ecco, ok. Ora è presa la... ah, un gumbruno enorme. Dei grumbuni, gumbruni giganti. Perché anche queste cose? E il bucone. Vieni qui che spacchiamo tutto. Com'è che ho l'impressione che lassù ci fosse qualcosa e l'ho appena persa? Così, tanto per dire. Qui non c'è niente, qui spacchiamo tutto perché sono soddisfazioni. E lì c'è il timbro che l'abbiamo preso. Mo vieni. Saprei. Attenzione, non so se... no, no, no! Tanuki! Tanuki! Perché? Perché? Perché diamine ho fatto ciò? Maledizione! Entriamo qui dentro! Attenzione! E ce l'abbiamo fatta! Ok, soffiando, tecnicamente quelli si tolgono, io sto parlando, quindi più o meno, come vedete, anche i Goomba piccoli fanno la stessa fine, perché parlando arriva comunque al microfono del gamepad il fatto che io tipo sto soffiando, non so come, visto che è a 3 km, ma a quanto pare arriva, e quelli si ribaltano e vanno via. Bene, ottimo, bene a sapersi. Un po' meno bene a sapersi il fatto che qui sotto ci siano dei calamachi, a quanto pare... qui, perché tutto ciò? Ma se io tipo passo qui di sotto e me ne infischi... certo, mi sa... nah, volevo provare a passare di sopra, ma mi sa che... dov'è l'inghippo? Perché vedo che c'è una specie di spazio, almeno allo coso spinoso di prima. Mi sembrava ci fosse una sorta di spazio. E purtroppo... ah, sì, sì, ok, 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 tornando al ruolo. Torna indietro. Qui ho visto roba. Qui c'è... non c'era roba. No, ho perso tempo. Perso tantissimo tempo. Vai Ale. Vai Ale prima che finisca. Ok, se non altro siamo vivi. Siamo vivi, un po' meno. Ok, sì, siamo vivi. Però non ce l'ho fatta ad arrivare fin lassù e prendere la seconda stella, perché mi è finito il Mario Grande. Non è che qui c'è qualcos'altro, magari. Attenzione, attenzione, forse ho trovato roba. Attenzione, ho trovato una scorciatoia o qualcosa del genere. Vediamo un attimo. C'è una stella anche qui. Mamma mia, erano tutte insieme le stelle praticamente, eh. Oh, qui prendiamo questi. Poi questi. E poi questi. Oddio mio. Un po' troppi stanno iniziando a essere, adesso. Ok, qui non ce la faremo mai, sapete? Ok, ok. E ok, grandi così. Preso tutto, usciamo, non potevamo uscire col Mario Grande. Peccato, perché se mi avesse fatto uscire col Mario Grande sarei arrivato fino a quella stella. Vabbè, tornerò qui a prenderla dopo e vi farò vedere un attimo come prenderla, anche se è abbastanza banale prendere quella, in quanto basta prendere il Mario Grande e poi morire, forse... e invece no, ce l'abbiamo fatta, grandissimo. E poi spaccare, dicevo, i mattoni lassù sopra. Intanto io, qui ho preso anche la bandiera. Grandi così, cosa diamine è la bandiera che sventola con l'ombra lì dietro? Era quella che sventolava, vero? No, perché sembrava un nemico. Il timbro è del fungo enorme, quello che trasforma il nostro Mario in un Mario enorme. E tra un attimo, quando io prenderò la seconda stella, che dovrei prendere abbastanza facilmente e agilmente. No, una casa stregata dopo, no. Oddio mio. Ok, qui praticamente va preso il Mario Grande. Dopodiché noi corriamo tutto a palla verso destra. Vediamo un po' se riusciamo a fare anche qualcosa di migliore. Forse no, forse non ce la facciamo. Attenzione. Forse così.
No, ce l'avrei? Forse sì, forse ce la faccio. Aspettate un po' perché tecnicamente il posto l'ho creato. Vediamo un po' se riusciamo comunque a passare qui di sopra. Yes, ok, perfetto. Il mio modo è stato questo, di prendere la seconda stella. Non so se ce ne sono altri, magari più funzionali. Non saprei, comunque un modo è questo. Ectobaldi nella nebbia, o Ectobaldi, non saprei, penso Ectobaldi nella nebbia. Mondo stella 8, è una casa stregata, quindi già prevedo tragedia prima di entrare. Le case stregate sono sempre un dramma, in generale, qui addirittura sono stregate con la neve pure. Non è che qua dietro c'è qualcosa per sbaglio, andiamo un po' a vedere. So perché, ma... non mi vedo per niente bene, più che altro, intanto qui ci sono monete, prendiamocele, già che ci siamo. No, non mi vedo per niente bene perché... brutti ricordi io con le case stregate in generale. Poi, già il fatto di mettere tempo qui vuol dire che c'è qualche problemuccio tecnico. Ok, qui intanto proviamo. Che succede? Non ho ben capito cosa è successo, ma intanto in the face, grandissimi così. Oddio, qui c'è una... beh, no, torna giù, torna giù. Visto c'è roba, torna giù. Qui intanto c'è qualcosa? No, assolutamente no. Dai che stavolta ci montiamo. Ok, una moneta, quindi dobbiamo prendere anche le monete in questo caso. Sì, due volte le prendiamo le monete, ottimo. Allora, intanto tiriamo questo pau. Poi cerchiamo di prendere in viso, grandi. Qui sotto invece che c'è? Potenziamento. Non male, non male la cosa. Lì c'è un Capitan Toad, tra l'altro. Che ci fa il Capitan Toad? Poi tornerò indietro perché non credo di riuscire neanche per sbaglio a colpire tutti questi e liberare quindi Toad in qualche modo. Io non penso proprio di farcela. Quindi Toad, mi dispiace, ma rimarrai lì bellamente, tranquillamente. Io non ci riuscirò mai a fare questa cosa. Benissimo. Ok, torniamo indietro. Ci dovrò riuscire prima o poi, perciò entriamo in questa porta. Ok, tanto ho visto una moneta in alto, non vi preoccupate, l'ho vista, non me ne sono dimenticato. Facciamo così, ok, poi prendiamo il pau, non l'ho preso il pau, quasi. C'è una moneta comunque anche lì dietro, ok, perfetto, presa. Là sopra c'è un'altra moneta ulteriore, io in questo livello mi sto già perdendo, ma proprio bellamente. Quello ci ritornerò dopo magari 57 miliardi di volte. Dopo il 40 miliardesimo tentativo forse riuscirò a fare qualcosa di buono. Ecco, magari se avevo preso un blocco Paolo e avevo tirato lì forse era meglio. Forse, Comunque noi entriamo in questa porta e usciamo in quest'altra. Benissimo, torniamo un attimo indietro e vediamo un po' se qua giù c'è... sì, c'è questa parte qui che ci sono le monete. Ma i blocchi Pau, oltre a qui, li posso anche... no, non li posso prendere. Però attenzione, perché c'era questo. Perfetto. Ne mancano due di monete. Ci rivediamo appena le trovo, perché non ho idea di dove andare al momento. E c'è una moneta. Come ho fatto a non vederla prima, scusate? Cioè, ciecato proprio a bestia, proprio io. Ok, benissimo. L'importante è averla presa. Sono soddisfazioni. Quindi qua ci dovrebbe essere una porta, ho visto prima, che è quella, che forse mi fa andare all'altra moneta lassù in C, perché ho una palla di neve e me la stavo portando dietro. Sì, ok, abbiamo tutte le chiavi. Il problema è che non ho preso quella di Toad. Potrebbe essere un problema. Aspettate, ci provo un po', Benissimo, ho perso anche potenziamento. Direi che quel Capitan Toad rimane lì un attimo e noi ce ne andiamo dal cubo della chiave. Vediamo un po' se... magari ci ritornerò dopo per capire un attimo come fare a prendere quella cosa. Magari forse provando a usare il gamepad. Però ci ritornerò dopo, tanto non dovrebbe essere un grosso problema in teoria. Che perché qui di tempo ce n'è abbastanza, sì, almeno se ne trovo abbastanza in giro vedo. Forse non basterà, però comunque. Ma poi sta schifezza qui viola intera, che diamine è esattamente? Questa la voglio, questa la voglio, ok, alla grande, non so perché, ma le ho prese. L'importante è prendere le cose a caso, perché è molto importante prendere le cose a caso. Dopodiché, qui direi che non c'è niente, checkpoint, ottimo. Perché questi cosi si spostano avanti e indietro? Cioè, dov'è l'inghippo esattamente? L'inghippo è che io non vedo niente quando stanno giù, ma non è che muoiono. Penso di... penso di no! Tu via! E tu mi sa che ci vuole un po' più di colpi, invece no, forse... tanto ho preso così a caso, ho trovato questo posto alla grande, ottimo. Qui ci dovrebbe essere una stella, credo. Sembra abbastanza sì. Dov'è? Che devo fare? Forse tornare indietro. Dai!
No, maledizione, ho capito dopo cosa dovevo fare. Sto facendo schifo in una maniera allucinante. Stavo facendo il livello senza prendere senza prendere stelle. Là comunque ce n'è una. Io direi di prendere questa palla di neve qui, portarcela dietro e vedere un po' di prenderne almeno una di quelle 25.000 stelle che abbiamo non preso, appunto. Abbiamo preso neanche quella, tra l'altro. Torniamo indietro a prendere una palla di neve, va. Benissimo, ok, sono un genio, perfetto. Ma perché mi sono lanciato nel vuoto? Presa, presa, non si sa come ma l'ho presa. Ok, a zero praticamente l'ho presa, ma è stata una genialata questa. Allora, qui prendiamoci le palle di neve e facciamo come prima, vediamo se ce la facciamo stavolta. E stavolta presa, sai, mo vieni qui. Mi sono guardato un attimo sotto dove era l'ombra e ce l'ho fatta a capirlo più o meno. Adesso sono guai, perché no, tecnicamente no, voglio tornare... Smetti Mario di correre in questo modo, voglio tornare indietro perché ho visto che qui c'è roba. Ok, timbro, grandi. Allora, ma avete detto che c'è da premere questo? Poi si sta giù, poi si salta e infatti ce la facciamo. Ok, vedete che imparo piano piano ogni tanto. Ogni tanto le cose le faccio giuste. Ok, due stelle e il timbro. Praticamente manca la stella che tecnicamente dovrebbe dare Capitan Toad dall'inizio. Almeno credo, di solito Capitan Toad dà stelle, quindi io presumo a occhio che dia una stella anche lì. Credo, non ne sono certo al 100%, però comunque penso a una cosa del genere. Allora, come livello è stato abbastanza difficilotto, però una volta capito quello che si deve fare è più fattibile del previsto. Non ho preso la cima della bandiera. Già, la riprenderò dopo quando ritorno a prendere la prima stella. Ci troviamo tra... Ah no, prima c'è da vedere il timbro, è vero. Cosa diavolo ci ha sbloccato di timbro adesso? Ok, è Piccio Rosalinda. Mi è preso il dubbio. Sarà Piccio Rosalinda quella, gatto? Forse Rosalinda, gatto. Forse, non vorrei dire castronerie. Comunque, allora, ci rivediamo tra un attimo appena arrivo la prima stella e la prendo. Se la prenderò mai, tra l'altro. La prima stella lì c'è un Bowser, quindi sarà un boss. Cosa ci sarà di là? Scopriremo solo morendo in questo caso più che vivendo. Ecco, fossimo a Dark Souls. Ok, forse ho capito. Forse bisogna andarci con la stella, quindi? Non l'avevo trovata prima quella stella. Magari li secchiamo tutti e Capitan Toad magari ci dà la stella. Dai, Capitan Toad, cercala. Grandi, stella presa. Ok, ora dovremo andare praticamente a palla perché mi mancano sempre due monete. Io non ricordo dove sono, tra l'altro. E poi... Oh, ok, forse ci rivediamo dopo se riesco a fare qualcosa di buono. Forse perché non è detto. E presa anche la bandiera stavolta, sai. Grandissimi così, stella e bandiera insieme. Grandi. Ok, quindi allora abbiamo 210 stelle, si sblocca questo. Ok, prendiamolo e vediamo un po' cosa succede. Cannoni nello spazio. Io... Perché immagino il vuoto sotto i miei piedi, o almeno sotto i piedi del nostro Mario? Perché ho in mente questa idea qui che mi preoccupa alquanto. Per alquanto intendo proprio tanto. Comunque, vediamo un po' di fare qualcosa di buono, già che ci siamo. Bene, ottimo. Qui cerchiamo di evitare. Ma si possono anche prendere questi oppure... No, torna un attimo indietro, scusa, ma se... No, non si prendono a quanto pare. Pensavo si potessero usare quelli. Ok, e sì, esatto. No, mamma mia. No, me l'ha fatto perdere subito. Maledizione. Ok, noi imperterriti cerchiamo lo stesso di fare qualcosa di sbagliato. Aspettate un attimo. Non riesco a prendere questo. Ok, non c'è assolutamente niente lì, perfetto, andiamo avanti, freghiamocene del tutto. E là c'era un timbro che andava preso con il cannone, che io non ho al momento. Magari lo trovo anche dopo un cannone e torniamo indietro. Vediamo un po' se ce la facciamo, a fare una cosa del genere, un po' tecnica. Allora, sì, c'è un cannone, quindi io ora posso... Non c'era verso che cadesse di lì sotto. Dai, non c'era lo spazio fisico perché Mario anche col naso, col baffone ci rimaneva incastrato, maledizione. Robe da pazzi. Lungo, anzi di lato direi in questo caso. Ok, si sa come non ci siamo riusciti di lì. E ci siamo quasi anche caduti di sotto. Però questi sono dettagli. L'importante è avercela fatta. Ad arrivare almeno
Almeno qui. Oddio mio, quanto ci è mancato. Via di qui loro due, ok. Noi andiamocene via di qua. Facciamoci più vedere. Cupistrici, è carino. Era un po' che non si vedeva un cupistrici adesso. Togliamoci anche questi. Qui sotto invece che c'è? Ok, monete. Qui facciamo spazio. E tra l'altro se quelli si colpiscono, oddio, con la palla di cannone poi diventano cose che si possono prendere. Ok, qui c'è niente, no. Sembra di no. Io ho un timbro, ma non ho stelle di sorta. E ciò mi sta iniziando a preoccupare un attimino, perché credevo di avere già almeno, cioè di poter trovare già almeno qualche stella. Forse qui una, magari, vediamo un po'. Assolutamente no. Forse sì. No, c'è assolutamente niente qui. No, ok, niente. Forse erano solo monete, non ce l'ho fatta vedere perché ho fatto un casino tremendo quando ho tirato lì dentro col cannone. Non mi dire che devo... Oddio mio, perché devo fare una cosa del genere? Ce l'abbiamo fatta alla prima, incredibile. Cosa che non mi succederà mai più in tutta la mia vita. Ale, non morire, perché non ce la rifarai mai più. Stella, la prima. Ottimo, perfetto. La stella l'abbiamo trovata. Adesso vorrei un checkpoint. Ma parecchio lo vorrei un checkpoint, perché monete, tante anche. Ottimo, che ci servono come il pane, in quanto abbiamo 56 vite. E non credo che non ne perderemo più da qui alla fine, anzi presumo proprio che ne perderemo a bizzeffe. Quindi forse se ci danno monete è tanto di guadagnato. Ok, qui cerchiamo di togliere questi di mezzo. No, da dietro forse vanno colpiti per toglierli, neanche. Interessante la situazione. Ok, poi tu. Poi tu, grandi, one up anche, ottimo. Io sotto non vedo vie esterne. Sì, laggiù sotto c'è una via, ok, laggiù sotto c'è roba. Vedo che qui si possono spaccare. E c'è una stella, grandissimi, ottimo. No, oh mamma mia, come non ho rischiato. Cosa non ho rischiato, lassù c'è un tubo, volevo arrivarci. Allora, prima a vedere che c'è qui. Niente, ok, ci sono i potenziamenti. Dopodiché, prendere qui. Tempo, tempo, torna indietro. Grande Mario, grandissimo. Poi facciamoci strada un po' qui. E grandi così, ottimo, benissimo. Qui non ci hanno messo niente, visto che abbiamo un po' di tempo. Possiamo anche sprecarne un po' per cercare l'ultima stella. Io non vorrei fosse laggiù sotto. Ma speriamo di no, dai, magari è semplicemente qui da qualche parte. Il checkpoint che volevo! Ma vieni qui, che sono soddisfazioni estreme. Ok, il cannone ce l'abbiamo già, quindi non importa. Vedete, io prima c'ero montato tranquillo solo per quello, perché pensavo che ce la facessi. Ah, no, ok, l'abbiamo preso. No, no, fe, non ricolpire più che l'abbiamo preso. Non so cosa serve, ma l'abbiamo preso. E l'importante è questo. Ale, perché hai fatto ciò? Tipo adesso? Benissimo, so perché l'ho continuato, lo sto facendo, ma l'ho fatto. Dopodiché qui... No, no, no. Perché? Ho capito quello che bisognava fare, ma non ho fatto in tempo a ritornare di là per portare via la piattaforma. Maledizione. Aspettate che ce la faccio. Dai che ce la faccio. No, maledetto. Vai ora. No, vai ora. No, no. Perché tutte le volte che colpisco quella stella io cado di sotto? Cioè, la forza di attrazione è al nulla. Tremenda proprio il nostro Mario. Anzi, io. Ma non ci penso neanche a prendere quella foglia. Ma sia mai che prendo quella foglia. Neanche morto. Ok, stavolta l'ho presa. Sono vivo. Incredibile. Il problema è, come si fa ad andare di là? Forse va ricolpito questo. Forse non andava colpito quello, ma andava colpito quello prima. Perché non mi ha aperto la strada lì. E quello... forse c'era un altro blocco blu da aprire. Saprei. Vediamo, se ce la faccio a ritornare là. Allora, vediamo un po'. No, 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 questo. Per l'amor del cielo, no. Ho capito, Ale, ma non morirci. Magari. Ok, semplicemente non andava premuto questo, perché questo ti fa andare, ti apre la strada per la stella, ma non quella. Per andare avanti, esattamente. Ok, ci sono arrivato dopo. Con calma, ragazzi. Con calma ce la faccio. Ci vuole un attimino, magari, ma ce la faccio. Ok, qui che c'è. Vita, one up. Grandi, grandissimi le one. Le one up. Ok, presa, grandi. Tu, tolto. No. Provato a fare qualcosa di inutile, ma ok, alla grande. Quello è cattivone forte, è bastardello forte quella parte. C'è da riniziare da qui. Oh mamma mia. Questa non credevo potesse succedere. Mi sono tolto la strada da sotto i piedi. Sono un genio proprio.
La one up, l'ho persa, sono un genio. Ok, quella, vai, no no no, aspetta, aspetta che ho sbagliato. Vai ora, perfetto, alla grande. Dovrei un po', ecco, perfetto, questo volevo fare. Alla grande, ho buttato giù il tartosso. Bene, così, tartosso volante tra l'altro. Qui facciamo così, così. No, ce la facciamo. Dai che ci riusciamo a buttare giù anche questo tartosso. Benissimo, ok. Non avercene di mezzo è una gran soddisfazione. Tipo adesso grandi, se una volta ce l'ho fatta ad aprire la strada. Benissimo, tra l'altro abbiamo 3 stelle e il timbro, abbiamo preso tutto. Basta arrivare in fondo. Dici, hai detto poco Ale, specialmente con questi ultimi livelli. Ok, la grande. Perché qui saliamo, qui saliamo. E qui sono guai. Dai che ce la facciamo. No, aspetta un po', tipo adesso. Grandi, grandi così a caso, doppio salto e poi in cima, grandissimo in questa maniera. Mamma mia, che calvario, che livello tremendo. Era l'ultimo del mondo stella, credo. Vediamo un po' adesso cosa succederà, cosa ci sbloccherà, cosa ci farà vedere questo Super Mario 3D World. Perché, mamma mia, ok, timbro di un cannone. Così, così facile, pensavo di più. Sì, facilissimo proprio prendere tutte le stelle e il timbro. Proprio una passeggiata. Magari sarà che sto registrando. Obiettivamente è più difficile. Hai sbloccato un mondo bonus. È più difficile giocare registrando, di solito parlandoci sopra. Però insomma, bello tosto. Allora, vediamo un po' dove andiamo a finire. Tra l'altro, sì, dai, io vedrei in questo episodio magari dove andiamo a finire, perché mi sembra anche giusto così. Allora, entriamo nel razzo. Quindi altro mondo bonus, perché non bastava il mondo stella, ma bensì ci doveva essere anche il mondo... Cos'è il mondo torta? Cos'è adesso? Mondo fungo? Mondo fungo, ok. E abbiamo il giardino rotante notturno. Bene, giardino rotante notturno. Ok, lo vedremo nel prossimo video. Qui intanto c'è anche una casa mistero che ci faremo sempre nel prossimo video. Casa mistero, ondate di nemici. Ottimo, perfetto, avete già visto 2 dei livelli che ci faremo nel prossimo video. Ma penso ne faremo proprio 4. Cioè, casa mistero, quelli lì e questo. Anche perché ci dovrebbe sbloccare in fila, quindi non ci sono problemi. Visto che tutte le volte nelle votazioni mi avete detto di andare comunque in ordine, hanno vinto sempre, comunque, sempre i livelli in ordine. A questo punto direi che andrò in ordine a fare anche i livelli successivi. Nel caso voi vogliate che invece faccia il livello dopo, magari scrivetelo nei commenti. Se ho parecchi commenti che mi dicono di fare in questo modo, cioè all'incontrario come ho fatto fino adesso, magari lo faccio. Ma dovete sapere voi nei commenti, come sempre. Io vi ricordo di iscrivervi, se volete, ai miei canali Facebook e Twitter. Vi ricordo che ho Telegram, quindi se volete scrivermi su Telegram, se avete un cellulare con iOS, Android o Windows Phone, potete farlo, basta installare Telegram. Mi cercate come Axios00, mi trovate, non c'è problemi, sono io, tanto riconoscete, c'è il logo del canale, non è un problema. E se vi va di seguirmi sul Miiverse e aggiungermi a Steam se avete un PC, trovate comunque tutte le informazioni del caso in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Saluto ancora da Axios00 e alla prossima, ciao!